Dicono che la chimica faccia paura agli studenti. Abbiamo fatto alcune domande a ragazzi e ragazze delle superiori che hanno partecipato alla giornata di divulgazione Apertamente Chimica. I nostri studenti hanno poi risposto alle stesse domande. Ciao, cosa studi? Liceo scientifico. Indirizzo un grafico. Biotecnologia non è stata la prima scelta, ma ero interessato comunque anche all'aspetto ambientale. Liceo scientifico. Chimico ambientale. Mi sono appassionato grazie alla fotografia, poiché mio zio ama fotografare, specialmente con la pellicola, e quindi ho visto un giorno come si sviluppa l'immagine e mi sono affascinato. Chimico, biotecnologie ambientali. Ero interessato per lo più a studiare le piante. Chimica dell'ambiente. Mi erano piaciute le lezioni dei professori che tenevano questo corso di laurea. Chimica pura. È stato interessante, a tratti faticoso, ma soddisfacente, direi. Chimica. Ho scelto di fare un dottorato perché mi piaceva la possibilità di poter rimanere in università. Di chimica organica. Chimica e tecnologie chimiche. Mi è sembrata una buona scelta per il mio futuro. Chimica industriale. La chimica mi ha sempre appassionato fin dalle superiori e ho sempre voluto saperne di più, o perlomeno il più possibile. Chimica e tecnologie chimiche. Mi piace conoscere il mondo che mi circonda e perché penso sia qualcosa di applicabile. Che lavoro fa un chimico? Un chimico, oltre a lavorare in laboratorio, esegue analisi, campionamenti. Studia gli elementi. Studia gli elementi. E fa ricerca per poter portare avanti determinate ricerche. Un chimico, bella domanda. Un chimico si può occupare di tante cose, può da una parte, volendo, anche insegnare, può fare ricerca, quindi continuare nell'ambito in cui si è specializzato e quindi portare nuove conoscenze alla società, a tutti noi, come anche lavorare in azienda, quindi nella sintesi, nell'analisi. Un chimico si occupa di tante cose, è un po' riduttivo di solito dire cosa fa un chimico, però un chimico serve sempre. Può essere una persona che lavora semplicemente davanti al computer, un chimico computazionale, oppure sporcarsi le mani di complessi colorati in laboratorio, quindi può essere un insegnante, può essere in realtà tutto ciò che vuole. Un chimico organico, direi che lo che fa è cercare in profondità il meccanismo su una cosa in particolare, alla fine capire in profondità qualcosa, qualche reazione. Cosa si fa in un dipartimento di chimica? Magari si prova a studiare magari dei nuovi elementi che si trovano. Immagino ricerca. Si fanno esperimenti, si studia, si lavora, si fa ricerca, ci si diverte anche, si scherza con i compagni, anche con i professori, si conoscono tante nuove persone, si hanno tante possibilità. Si fanno tante cose, dal seguire ovviamente le lezioni, si può studiare in biblioteca, si può ovviamente fare i laboratori, che a mio parere sono la parte più bella di questo percorso, e anche fare nuove conoscenze. Prevalentemente ci si proietta verso il futuro, cercando nuove strade per migliorare la vita delle persone. Si fa ricerca, ci si diverte. Tre parole per definire la chimica. Complessa, interessante e coinvolgente. Innovativa, moderna e interessante. E sapere come funziona tutto. Bella, interessante e fa sentire intelligente. Universal, divertente e serendipia. Cosa vorresti fare da grande? Vorrei entrare nella polizia scientifica. Il veterinario. Sinceramente non lo so, sono ancora indecisa. Da grande non lo so ancora. Il mio sogno sicuramente è fare nell'ambito della ricerca, quindi se possibile ovviamente nella chimica o in un laboratorio. Vorrei scoprire tante cose. Vorrei fare qualcosa di importante che possa cambiare effettivamente la vita delle persone di tutti i giorni. Difficile domanda. Direi che si possono scegliere, sì. Magari sì che mi piacerebbe essere un professore. L'analista o il ricercatore. Scegli un elemento che ti rappresenti.
Il potassio è un reattivo nell'acqua, ma non eccessivamente. Il cadmio. No, posso cambiarlo. Il fluoro? L'oro perché è un metallo raro e io penso di essere una persona molto rara da incontrare. Così a tatto direi il bismuto. L'ossigeno perché è un gas nobile e non ha bisogno di nessun altro per completarsi. Penso il carbonio perché mi piace creare connessione con gli altri. L'ossigeno perché è molto reattivo e perché poi quando sta bene non si muove più. Il calcio. L'argon perché spesso me ne sto per i fatti miei e non do fastidio a nessuno. Il carbono perché alla fine il carbono è la base dell'organica e noi siamo organici. Ricerca di base, ricerca applicata. Cos'è più importante? Sono importanti in ugual misura. La ricerca applicata. Non so perché, ma penso sia molto più applicata. La ricerca applicata perché dal nome. Una aiuta l'altra. Entrambi. Io penso che si completino abbastanza, quindi che sia necessaria una perché l'altra sia efficace. Nell'immediato può essere più utile la ricerca applicata. Io ad esempio in questo momento sto sintetizzando una molecola che potrebbe essere usata per l'Alzheimer, per curare il morbo d'Alzheimer, quindi comunque è interessante anche la parte più applicata.